Delle informazioni utili per spiegare ai bambini che cos'è l'obesità e quali sono le patologie che sono collegabili a questo che è un fenomeno in continuo aumento, soprattutto in Europa. Sì, in effetti l'obesità è qualcosa che interessa prima gli Stati Uniti, ma adesso praticamente anche noi in Europa abbiamo dei dati allarmanti. Questo argomento viene portato avanti all'interno del piano straordinario delle aree a rischio, voluto dalla regione siciliana, e noi come azienda, il nostro direttore generale ha aderito chiaramente a questa attività e quindi parleremo con i ragazzi di questo problema, cercando di sviscerarlo, e soprattutto abbiamo già somministrato un questionario per misurare il grado di apprendimento che riproporremo alla fine dell'intervento. Dottoressa, quali sono gli argomenti principali sui quali baserà la sua relazione e quali sono le risposte che si aspetta dai ragazzi? Allora, parleremo dell'obesità proprio in generale, che cos'è l'obesità, l'epidemiologia, daremo dei dati ai ragazzi, faremo capire le differenze tra regione a regione e anche per quanto riguarda le varie nazioni punteremo ovviamente sull'Europa, facendo capire che però in America, negli Stati Uniti, come già diceva il dottore Migliore, è un fenomeno ancora più in ascesa. Poi parleremo delle varie patologie che possono essere determinate dall'obesità e anche le patologie che possono determinare l'obesità. Non sempre il bambino ha tendenza all'obesità perché mangia molto, tanto è vero che lei è una endocrinologa, può essere un campanello d'allarme per altri tipi di problemi. Perché ci sono delle patologie che possono stare alla base dell'obesità e quindi l'obesità non scaturisce solamente da un problema alimentare ma anche dalle patologie che sottendono e stanno alla base dell'obesità. Alimentazione e stili di vita, imparare a stare a tavola è uno degli elementi fondamentali, uno dei principi che seguite anche qui all'interno della scuola a partire dall'infanzia. Assolutamente sì, questo è chiaramente un progetto, il nostro curriculum verticale prevede l'educazione alimentare e la corretta alimentazione e chiaramente ancor di più per i ragazzini più grandicelli della scuola secondaria di primo grado, che poi sono coloro i quali probabilmente cominciano a seguire meno i consigli e le indicazioni dei genitori, per cui sono più a rischio di devianza da un punto di vista dell'alimentazione. Dobbiamo renderli consapevoli in continuità con quello che loro chiaramente svolgono in classe, grazie alla collaborazione quindi anche di enti esterni del territorio, in questo caso l'azienda sanitaria provinciale Cicoadiuva, facendo rete e dando testimonianza che gli interventi di sistema nelle scuole sono fondamentali per un raccordo tra scuola e territorio.